si riprende con una punizione viceversa per il Taranto, la battuta Paolinelli, il controllo di Barbas, quello di Enzo, manca la girata Moriero, è buona la palla per Enzo, il suo tiro ribattuto allontana definitivamente Paolinelli. Sull'altro fronte cerca lo scatto Paolucci commettendo fallo però ai danni di Parpiglia, punizione già battuta, il Lecce in avanti. E comincia a scaldarsi anche il tifo leccese a dispetto delle promesse. Prevale l'affetto sulla protesta. Lo stadio di Via del Mare incoraggia a gran voce la squadra di Mazzone che ora si appresta a battere un calcio di punizione dalla sinistra con Mastalli. Il cross al centro, il colpo di testa di Vincenzi, avete visto bella la girata dell'estrema sinistra salentina, ma il pallone è terminato di poco oltre la traversa, seconda occasione gol per il Lecce dopo quella costruita al quarto d'ora da Barbas su calcio piazzato, anche stavolta però conclusione sfortunata, così come peraltro sfortunato è stato al ventesimo Roselli per il Taranto mandando di pochissimo oltre la traversa un bel tiro dal limite dell'area di rigore. Il risultato è sempre quello di partenza, ora c'è Dalla Costa che viene però fermato senza difficoltà da Perrone ed è Terraneo a effettuare il rinvio. Il controllo di Pasculli che ha subito fallo, l'arbitro ignora la regola del vantaggio e concede a Lecce questa punizione che si appresta a calciare Barbas. Il cross lungo di Barbas, il colpo di testa di Enzo che termina sull'esterno della rete dando l'illusione del gol agli spettatori della tribuna. Colpo di testa dunque di Baroni, anzi non di Enzo. Palla sul fondo al rinvio Paolinelli, controlla Enzo nella propria metà campo, quindi Perrone, il lungo rinvio, il colpo di testa di Biondo in anticipo su Pasculli, poi ancora un rinvio di Paolinelli, il colpo di testa di Perrone, poi Enzo, quindi Barbas, il lancio di Barbas, Pasculli in aria, deve uscire Spagnuolo, sbroglia la difficile situazione Chierici, rischio per il Taranto. Insiste il Lecce, l'offensiva della squadra di Mazzone si va facendo più determinata, più efficace con il passare dei minuti. Il gioco riprenderà comunque con una punizione in favore del Taranto per fallo su Biondo rilevato dal signor Frigerio di Milano. Siamo al 34esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Lecce e Taranto, ma partita tutto sommato discreta, abbastanza vivace, con il Lecce che, come ho già detto, con il passare dei minuti sembra in grado di prendere con maggior efficacia, con maggior determinazione in mano le redini dell'incontro, sta attaccando la squadra di Mazzone. Il Taranto si difende non disdegnando di tanto in tanto qualche puntata in contropiede. Nella circostanza è Dalla Costa che scambia con Donatelli, poi Roselli chiuso tra due avversari, ma tutto regolare, il colpo di testa di Donatelli, poi il controllo di Moriero che sposta il gioco dall'altra parte dove c'è Mastalli,
il cross di Mastalli, il colpo di testa di Pazzini, poi l'intervento di Frigerio che ha visto una spinta ai danni dello stesso terzino. Calcio di punizione dunque in favore del Taranto quando siamo di poco oltre la mezz'ora, sempre 0-0. Lo scatto di Paolucci, poi lo scambio breve con De Vitis, ancora Paolucci sulla destra, il cross ribattuto in angolo, 1-1 il conto dei corner, anzi non è dello stesso parere il guardialinee che comanda una semplice rimessa da fondo campo, sembrava avesse in un primo momento accordato il tiro dalla bandierina. 1-0 dunque resta il conto dei corner in favore del Lecce, lo stesso Lecce che ora manovra, mancato però il pallone, Vincenzi, ne approfitta il Taranto per ripartire in attacco, Roselli, lo scambio con De Vitis in netta posizione di fuorigioco, inutile il gol realizzato dall'attaccante tarantino, abbiamo già detto che per De Vitis quello di oggi è davvero un derby molto sentito. De Vitis è nativo di Lecce ma indossa la maglia tarantina. Ancora un intervento del signor Frigerio, a comandare stavolta un calcio di punizione per il Lecce, sulla palla c'è Mastalli. Il colpo di testa di Baroni termina direttamente al fondo campo, nessun problema per la retroguardia tarantina, Spagnuolo si appresta al rinvio. 35 minuti circa di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Controlla il pallone a metà campo il Taranto, poi c'è il colpo di testa di Baroni che rimette in moto i centrocampisti leccesi, Moriero avanza palla al piede nella metà campo avversaria, lo ha fermato Dalla Costa, Chierici in avanti, sbagliato l'appoggio, torna in possesso di palla il Lecce, ancora Moriero, lo scambio con Pasculli, quindi Barbas attaccato irregolarmente, dice l'arbitro Vincenzi, calcio di punizione, anzi Levanto, calcio di punizione in favore del Lecce, si appresta a calciare Barbas. Il colpo di testa di Pazzini, avete visto, ha sbrogliato una situazione che poteva farsi difficile per il Taranto, ha perfezionato il rinvio Paolinelli, poi in anticipo su Paolucci il deciso intervento di Perrone che manda la palla in fallo laterale per la rimessa, vedete, del Taranto. Riconquista palla il Lecce, Barbas apre subito lungo sulla destra dove si impegna in uno scatto Pasculli, affrontato però irregolarmente alle spalle da Pazzini, calcio di punizione in favore della squadra di Mazzone. Due uomini in barriera per il Taranto mentre si appresta a calciare Mastalli. Ecco il cross di Mastalli, il colpo di testa di Baroni e palla che termina a fondo campo per la rimessa del Taranto. I giocatori del Lecce, soprattutto Mastalli nella circostanza, pretendeva il calcio d'angolo, accordata invece la semplice rimessa in gioco al Taranto, al rinvio ancora una volta Paolinelli.